Colpisce l'1% della popolazione mondiale, ma si ritiene che questa sia una sottostima, poiché il quadro clinico di questa patologia rara è complesso e richiede una scrupolosa diagnosi da parte dello specialista dermatologo. Parliamo di idrosadenite suppurativa, o HS dall'acronimo inglese, anche nota come acne inversa per le cicatrici lasciate sulla pelle dalle lesioni, che possono andare da piccoli foruncoli a veri ascessi dolorosi e pieni di secrezioni. Oggi volevo semplicemente parlarvi di quelli che sono dei consigli molto semplici per poter identificare questa patologia che sta emergendo un po' in tutto il mondo e che viene chiamata idrosadenite suppurativa. Io non mi rivolgo a quelli che già sanno di averla, anzi a loro raccomando comunque di farsi sempre seguire da un centro specializzato e gli ricordo che da pochissimi mesi è attualmente disponibile in Italia, con approvazione dell'AIFA, un farmaco biologico per il trattamento dell'idrosadenite. Per cui non sono sicuro che tutti saranno eleggibili al trattamento, però sicuramente rivolgetevi al vostro centro di fiducia per vedere se anche voi potete usufruire di questo trattamento. Mi rivolgo invece in particolar modo a chi non sa, non sa esattamente di che cosa si tratta il problema che ha. Se avete dei noduli che compaiono alle ascelle, che spesso sono dei noduletti, delle palline, in gergo non scientifico, dolorose, arrossate, che danno fastidio e che tante volte o in passato sono anche comparse nella regione inguinale o nella regione sottomammaria, mi rivolgo soprattutto alle donne perché le donne sono più colpite, ma negli uomini anche a livello gluteo, se avete questi noduli che col passare del tempo, anche se si sono risolti da soli, anni fa, ma sono ritornati e vedete che col tempo possono anche causare la fuoriuscita di pus, bene, rivolgetevi e soprattutto anche se avete in famiglia qualcuno che l'ha avuto, perché c'è anche una notevole familiarità, se avete di questi problemi lasciate stare chi vi dice che la ceretta, che la depilazione, che sono fenomeni irritativi legati al deodorante. Andare in un centro specializzato, e ce ne sono tanti in tutte le città, soprattutto strutture universitarie e ospedaliere, sicuramente vi diranno di che cosa si tratta, perché una diagnosi fatta in tempo può sicuramente arrestare o comunque bloccare questa progressione verso gli stadi più avanzati, che sono sicuramente molto fastidiosi. Nei casi più gravi di idrosadenite suppurativa è raccomandata la terapia chirurgica, ma diverse opzioni sono a disposizione degli specialisti. Vogliamo parlare di terapia della idrosadenite suppurativa barra acne inversa. Inizialmente questa malattia può essere trattata chirurgicamente. Se la diagnosi è precoce, se la lesione è singola e di piccole dimensioni, i risultati sono ottimi. Successivamente possiamo utilizzare degli antisettici locali, degli antibiotici topici, degli antibiotici per via sistemica, quando la malattia va incontro a una sovrainfezione batterica. Tuttavia, generalmente noi utilizziamo antibiotici non in quanto tali, ma soprattutto in quanto antinfiammatori. Per esempio la rifampicina, un vecchio antibiotico che tuttora si utilizza nella terapia della tubercolosi, è considerato il farmaco di prima scelta tra gli antibiotici per la terapia della idrosadenite suppurativa. Altri farmaci che si possono utilizzare sono la ciclosporina, i derivati della vitamina A come la citretina e negli ultimissimi anni anche i cosiddetti biologici, cioè quei farmaci che inibiscono la sintesi e la liberazione di molecole proinfiammatorie. Tra questi farmaci abbiamo avuto in Italia, è stata una notizia molto positiva, da poche settimane anche l'autorizzazione a poter utilizzare l'adalimumab. Esistono delle esperienze internazionali circa l'utilizzo di questo farmaco, esperienze molto positive. Tra poco cominceremo anche noi in Italia, in particolare la clinica dermatologica di Milano.
L'idrosadenite supporativa colpisce più donne che uomini ed ha insorgenza intorno ai 20 anni e spesso si accompagna a problemi metabolici. Non è quindi solo una patologia cutanea, ma sistemica, e l'adozione di un corretto stile di vita può attenuare l'espressione della patologia. L'idrosadenite supporativa è una patologia infiammatoria cronica particolarmente impattante sulla psicologia del paziente. È una malattia non estremamente frequente, ma che coinvolge sedi corporee che sono la regione inguinale, la regione genitale, perianale, le ascelle, la piega sottomammaria o inframammaria nella donna, i glutei nell'uomo. Quindi zone che nella psiche del paziente sono particolarmente delicate. Che cosa accade? Che ci saranno dei noduli infiammatori che poi diventano degli ascessi che drenano poi materiale purulento fino ad arrivare praticamente alla formazione di cicatrici retraenti. Quindi immaginate un attimo cosa accade in queste sedi e cosa accade in questi pazienti, che sono persone che possono andare da un'età adolescenziale fino all'età adulta. La vita di relazione di queste pazienti è assolutamente devastata. Ci sono degli indicatori di qualità della vita, come ben sapete, dei questionari che si fanno, ben validati, che pongono questa malattia molto al di sopra di patologie molto più impattanti o perlomeno molto più frequenti, che sono la psoriasi, per esempio i tumori cutanei. Quindi è una malattia che crea in queste persone una qualità di vita pessima. Immaginate cosa accade sul lavoro, immaginate che anche purtroppo c'è dolore, c'è anche cattivo odore. Tutto questo nel lavoro, nello studio, nella vita di relazione, nella vita affettiva, diventa qualche cosa che porta questi pazienti ad avere problemi psichici di notevole natura. Aggiungiamo ancora che cosa? Che questa è una malattia che spessissimo ha un risvolto metabolico importantissimo. Si tratta spesso di pazienti sovrappeso o obesi, pazienti che hanno quella che noi definiamo sindrome metabolica, quindi sono pazienti che vanno istruiti soprattutto sullo stile di vita, oltre che da quel risvolto terapeutico che noi proponiamo. Quindi lo stile di vita, bisogna assolutamente abbassare quello che viene chiamato body mass index, quindi la massa corporea, con opportune terapie, trattamenti dietetici. Dobbiamo dire a questi pazienti che non devono fumare, perché il fumo di sigaretta aggrava fortemente la loro patologia. Ovviamente l'abbassamento del peso corporeo comporterà un altro risvolto, non avranno sudorazione profusa e quindi questo provocherà anche un miglioramento delle condizioni cutanee, che voi capite bene, se c'è umidità, se c'è calore, se c'è sudorazione, c'è sfregamento, possono soltanto far peggiorare la patologia. Quindi da una parte le terapie, ma dall'altra parte l'istruzione sugli stili di vita. Il paziente va guardato nella sua globalità, non è una patologia solo cutanea, è una patologia che potremmo definire sistemica, con una forte espressività cutanea. Essere paziente orfana di diagnosi e terapie da lungo tempo aveva destato in me una speranza: essere curata. Accarezzavo al contempo l'idea di riuscire, attraverso chissà quale itinerario, a trovare una chiave di svolta per i reclusi di un dolore dal nome impronunciabile, difficile da ricordare, enigmatico. Comincia così il libretto Idrosadenite supporativa a cura di Giusy Pintori, presidentessa di Inversa Onlus, l'associazione di pazienti colpite da idrosadenite suppurativa. Che dire, questa è una patologia sconosciuta, è tutto da dire, ancora è molto è da studiare. Come è nata l'idea dell'associazione? È nata da me, che sono una paziente, da altri pochi pazienti, e è nata da una stanchezza. Stanchezza di essere senza diagnosi, stanchezza di essere drenati in tutti gli ospedali e in tutti i pronto soccorso d'Italia senza anestesia, senza terapie risolutive. Quando mi sono stancata di questo lungo pellegrinaggio, mi è venuta un'idea: cerco l'associazione dei pazienti, cerco altri pazienti. Associazioni non ce n'erano, e da lì, passatemi la battuta, mia insaputa, ho fatto un'associazione senza sapere che mi stavo infilando in una grandissima avventura, che però ha trasformato la mia malattia in un'opportunità, e questa poi ha aperto tante altre opportunità a tanti altri pazienti che ho incontrato, la maggioranza dei quali, devo riconoscere, stavano molto peggio di me. Incontrare queste persone è stata la svolta nella mia vita, perché
in me è nata la passione, il desiderio di finalmente, di, dopo 200 anni dalla scoperta della malattia, di parlarne. È un cammino difficile, tortuoso, ancora abbiamo tante persone senza anestesia che vanno a essere drenati ovunque, ancora senza diagnosi, ancora i pellegrinaggi della speranza esistono, intercettano dei centri che però per diverse ragioni non riescono magari ad aiutarli come sarebbe opportuno fare. E da lì, proprio perché la malattia mi ha insegnato a essere in prima linea, a essere una combattente sempre, da lì ho pensato: usciamo dall'Italia, mettiamo il naso fuori, vediamo cosa succede nel resto del mondo. La situazione nel resto dei paesi europei non è molto diversa, e neanche negli Stati Uniti è molto diversa, quindi c'è molto lavoro da fare. Io me la sento di farlo, Inversa Onlus se la sente di farlo, e siamo entrati in Europa. Abbiamo diversi obiettivi, ne dico tre: che le persone, tutte le persone, anche quelle senza riconoscimento di patologia come siamo noi oggi, vadano in qualunque ospedale e siano curate. Non dico guarite, perché il medico non ha, pur volendo, questa possibilità sempre, ma ha la possibilità di curare, quindi che siano curati, che siano assistiti con un approccio interdisciplinare, perché se è vero che la pelle del paziente di HS dice che sta male, il sottopelle, il sottocute dice, racconta molto di più di ciò che si vede fuori, e guardate, fuori si vede tantissimo, ma quello che c'è dentro è ancora di più. E non solo quello che c'è dal punto di vista, appunto, nel fisico, ma anche e soprattutto quello che queste persone hanno nella loro testa, perché sono persone che soffrono da 20 anni, da 30 anni, nessuno gli dà una terapia del dolore, nessuno li assiste nelle medicazioni, sono così allo sbando. Quindi questa è la prima cosa a cui teniamo. Poi teniamo alla ricerca clinica, perché ne è stata fatta molto poca, quindi vedere quali sono i farmaci che possono essere più efficaci con noi attraverso degli studi validati, quindi questo è il secondo step. Ma noi abbiamo un obiettivo più grande, nessuno ha mai studiato l'idrosadenite, quindi Inversa Onlus vuole arrivare alla ricerca scientifica. Una malattia rara che ha grande impatto sulla qualità della vita, quindi per il disagio causato dalle lesioni, per cui molto spesso chi ne è affetto non parla, ritardando ulteriormente la diagnosi. Ma oggi, nell'era del 2.0, è possibile creare momenti di condivisione della conoscenza, come in questo caso con la campagna Facebook HS Dona i tuoi amici. La campagna Dona i tuoi amici è una campagna di disease awareness, quindi di consapevolezza, creazione della consapevolezza sulla patologia dell'idrossadenite suppurativa, ed è una campagna che si svolge principalmente su Facebook. C'è una pagina dedicata che si chiama Dona i tuoi amici, perché l'obiettivo di questa campagna è proprio quello di sfruttare le caratteristiche native di questo social network, invitando tutti i propri amici a donare i propri contatti di Facebook, al fine di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulle caratteristiche e su questa patologia. Non ci sono premi, non abbiamo voluto creare un vero e proprio concorso, proprio perché riteniamo che sia importante che ognuno di noi si prenda la propria parte di responsabilità nell'aiutare questa patologia sconosciuta a emergere da un rumore di fondo che evidentemente non dà spazio ai pazienti e alle persone che in questo momento ne soffrono e che spesso vedono la loro vita sociale e personale inficiata dalle caratteristiche di questa patologia.